se c'era la Russia, il Ministero della Difesa avevamo già dichiarato guerra all'India. La guerra sicuramente non l'avremmo dichiarata, sicuramente se avessero chiesto a me, ma non so se l'hanno mai chiesto a un ministro, di far rientrare la nave che era in acque internazionale nel porto indiano, avrei detto che non se ne parlava nemmeno. Ho detto da tempo cosa bisogna fare, interrompere i rapporti diplomatici con l'India, mettere in mora le organizzazioni internazionali cui noi partecipiamo, mettere in mora la NATO e l'ONU, perché i nostri soldati non possono essere buoni per morire per la pace e la sicurezza del mondo e non essere buoni ad essere difesi da chi li manda insieme al governo italiano a fare quell'altissimo compito. Fermi qua, fermi! Maro liberi, maro liberi. Guarda, io ho un timore che devo esprimere, che la Bonino fra qualche giorno venga a cantare vittoria, perché non c'è magari, speriamo, più pericolo di pena di morte, o magari c'è solo pericolo di prendere l'ergastolo. Ma quando tornano in Italia questi nostri uomini, questi militari? Questo è il tema. Spero non ci sia bisogno di decisioni estreme, che comunque siamo pronti a proporre a tutti, come quello di candidarli con noi o con altri partiti, pur di farli tornare. Letta, Bonino, Angelino Alfano, siete i servi del governo indiano. Vieni qua, dobbiamo bloccare. Sì. Io tenevo la destra. Vieni qua. Lasciagli uno spazio. Non gli lascio un cazzo.